finalmente le avventure di Oswald mai contento continuano. Ok, forse dovrei nascondermi, ma dove? Posso uscire o c'è lui che mi sta aspettando? Io vado nell'armadio per sicurezza, mi sento molto... Sta arrivando, lo sento, lo sento. Guardalo come sicuramente mi troverà a caso. Io non sono nell'armadio, sappilo. Ah, è vero che noi dovevamo cercare il numero della mamma, che ovviamente so dov'è, ovviamente. Che sta facendo? Ah, stava aprendo la porta facendo un balletto, non ho capito bene. Però va bene così. Allora, il numero della mamma, dov'è che era? Non mi ricordo, qua? No, questo è il ventilatore. Non mi servirà più il ventilatore ora che l'estate è finita. È sicuramente un pensiero che farei in questo momento, ragazzi, assolutamente. Sulla mia scrivania non ci sono altro che matite e blocchi da disegno. Ma zio, ma il numero di mamma dove l'hai messo? Io non ho ben capito questa cosa, eh. Ma questo mi sbuca, è 100-100. 100-100 che me lo trovo davanti a casa! Lo sapevo! Esci! Scappa, corri! Esci, scappa nell'armadio! Io lo sapevo che me lo beccavo in faccia. Resta nascosto. Addi, 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 addi. No, sono nascosta. No, sono nascosta. Frate, sono nascosta. Ok, non stavo capendo. Pensavo dover... Ah! Frate, sono nascosta. Aiuto, che ansia. Ma che cosa ansiogena questo minigioco? Ma che cos'era? Senta, signorino, può andare via. Non mi può camperare così, però. È illegale. È illegale in almeno 4 paesi. Perfetto, se n'è andato. Posso andare in qua. Non so cosa ci sia qua, ma io ci vado. Gatto. Ok, e adesso? Forse è scritto sul frigo, ragazzi. Il numero di mamma è scritto sul frigo. L'ho preso. Come l'ho... Ho fatto rumore? Temo di aver fatto rumore. Non so come, non so perché, ma ho fatto rumore. Adesso, se non me lo ribecco, magari facendo tutto sto patatrack, potrei anche salvarmi, forse. Non sei qui, vero? Ah, ma lui era nella stanza là, però. E mo? E mo come faccio a sapere se è uscito? Raga, lo devo chiamare. Ok, l'ho chiamato. Adesso dovrebbe uscire. Credo, spero. Non sta uscendo. Sta arrivando, però non lo sento arrivare dalla parte dove l'ho visto entrare. Secondo me forse era già uscito. Lo sapevo io. Non ci posso credere. Letteralmente era già uscito da quella stanza. Ma come minimo ci rientra. Come minimo entrerà proprio lì. No, entra in quella in basso. Ma io come faccio a vedere il numero? Sta aprendo la porta invisibile. Ok, perfetto. Quindi adesso io posso uscire e posso fare il numero di mamma, che sicuramente saprò a memoria, visto che a quanto pare non ce lo fanno vedere. Il gattino, ciao Micio! Non ci snicciare, Micio, per favore. Dov'è il telefono? Dov'era? Non era qui il telefono, tipo? Mi sono persa. Ah, ce l'ho in tasca, ok. 5-5-5-5-6-8-3, perfetto. Mamma mia, quanto è scomodo sta cosa. Dovrei averlo fatto giusto. Mamma, mamma, è un'emergenza. Che succede? Si tratta di papà, lui ha qualcosa di strano. Non è più papà quello, forse non so se te ne sei accorto. È leggermente diverso, più conigliesco. Ok, arrivo subito. Ma non è che nel frattempo questo mo io adesso chiudo il telefono e mi mangia, perché magari è arrivato qui? Va in pausa, voglio sperare. Ah, lo sapevo! Ah no, sono viva! Vabbè, non aprirà mai questa tenda. Sono i piedoni. Che bei piedi, signore. Ha proprio dei bei piedi. Non fare nulla al gatto che mi arrabbia. Bravissimo. Vabbè, raga, rispetta gli animali, Spring Bonnie. 10 più di aura per aver rispettato il mio gatto, non averlo ucciso. E mo che faccio? Deve essere mamma. Oh, cavolo. Ma quindi adesso il nostro coniglietto di fiducia è andato da mamma. Sempre se non apro la porta ed è esattamente qui davanti. E mamma, l'ingresso dov'è? Signor ingresso, dove, da che parte sta? Vabbè, l'importante è che non trovo il coniglio. Mamma, eccola, vestita da infermiera. Faceva l'infermiera, oddio, non me lo ricordavo sta cosa. Mamma, papà è stato rapito e lo hanno sostituito con un... Eccolo qua, papà, ma quanto è bello, c'ha pure fanali accesi. Rapito, sostituito, dovrebbe essere una specie di scherzo, Oswald. Papà sembra a posto, non dovresti scenare una finta emergenza mentre sono al lavoro? No, ragazzi, tranquilli, papà sembra a posto, è letteralmente a posto, tranquilli. Ma non vedi quella cosa? Quello che vedo io è che tuo padre sta bene. Meno 100 di aura per la mamma. Non so cosa ti sia preso, ma va in camera tua e datti una calmata. Io devo tornare in ospedale. Vabbè, raga, è bionda. Mo ci lascia questo mostro. E niente, ci ha lasciato quel mostro. Beh, devo pensarci io a questo punto. Papà deve essere bloccato nella vasca delle palline. Devo tornare da Jeff. Ma adesso, in questo momento, trova una via di fuga. Vabbè, la via di fuga sarà la porta di casa, no? Ah no, perché ora c'è questo, ce ne seguo ancora, immagino. Tu madre, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre. Ce l'ho fatta, oddio, forse in tempo, forse in tempo, forse no. Ferma i giocattoli, che vuol dire? Che devo fare? S, ok. Perché i giocattoli camminano, ragazzi? Non ho capito. Hanno vita propria. Ah, vabbè, quanto ci stai qui davanti? Oh, bello. Mi sono lanciata dalla finestra, eh. Ok, è finito, meno male. Raga, però quante possibilità c'erano che uscivo lì e già c'era lui, però. Ma che scatole, ma sempre in mezzo. Sì, va bene, apri la porta invisibile, bravissimo. E mo che devo fare? Devo aspettare un quarto d'ora che questo si leva in qualche modo. Ma forse mi devo lanciare dalla finestra davvero. Lo posso fare? Oh, lanciami dalla finestra.
finestra. Uff, il chiavistello è arrugginito e non si muove. Vabbè raga, però, ma sto pure in una bettola, ma allora. Posso ancora smontare le viti, però devo trovare un cacciavite, che io ovviamente so dov'è. Ah, manco ci dice il cacciavite, potrebbe essere. Ma mi sa che il cacciavite non è qui. Allora, coniglietto, potresti non essere subito qui davanti? Grazie. Molto gentile. Potresti essere anche non qui davanti, per favore. Allora, capiamo dove cavolo è. Forse il gatto ci sta dicendo che il cacciavite è lì. Ok, il gatto non ci sta dicendo proprio niente perché non ci arrivo. No, però così. No! Ok, ce l'abbiamo fatta. Però che stress che questo è fisso lì, che ti deve stalkerare. Mamma mia, fatti una vita, coniglio giallo. Ovviamente sa che sono qui, ovvio. Ovvio che viene subito a guardare qui. Mi metto di qua, rimango di qua. Stavo già trollando. Mi metto di qua, non mi vede. Ok, è un po' ciecato, perfetto. Posso uscire adesso? O mi devi rompere le scatole? Vabbè, me lo sento ringhiare già vicino, però, mamma mia. Lo sapevo. Vabbè, ho capito. Ho capito, è illegale, è illegale, è illegale, è illegale. È illegale, apri sta cavolo di porta! Non è vero che mi ha presa! Non è vero che mi ha presa! Non è vero, è illegale, è illegale! Oddio, mi si è aperto il menù, mi si è aperto il menù! Sono morta, sono morta, sono morta, sono morta, sono morta! Non mi hai visto! No, no, ti sembra di avermi visto, ma non mi hai visto! Ti sembra, nei tuoi sogni, ti sembra! Non mi hai visto davvero, no? Mi hai visto per finta! Vabbè, raga, ma non mi posso muovere dall'armadio! Ma che fastidio di gioco è, dai! Ecco, vai lì, così almeno sono sicura che non ti trovo per un po'. Grazie. Perché, raga, il cacciavite deve essere qui dove lo campera. Lui sta camperando queste stanze, quindi deve essere qui per forza. Allora, se io fossi un cacciavite, dove mi nasconderei? Posso uscire di casa direttamente, tipo qua? Oh, easy! Ma sono uscita dalla porta di casa. Ma era così semplice. Ma che cosa? Allora, capiamo. Scuola, fabbrica, biblioteca, pizzeria. Devo andare qua giù. Ma quindi era così semplice? E io che pensavo che dovevo uscire dalla finestra. Vabbè, qui non ci sarà il mostro, raga. Il mostro mi sta ancora cercando in casa. Cioè, GG. GG a lui che rimarrà in casa a cercarmi. Ciao, mio amico zombie. Dovrei andare nella tua vasca delle palline. Posso? È un po' tardi, ragazzi. I tuoi genitori lo sanno che sei qui. Ovviamente sì, per favore non snicciarmi. Sì. Papà ha bruciato la cena, perciò pizza d'emergenza. Ovviamente i danni li fa sempre lui, ma diamo la colpa a papà. Come sempre. Bravo, ottimo figlio. Sempre meglio questo Oswald. Cosa stava preparando? Puntini puntini, perché non sappiamo che cavolata inventarci. Cioè, non è che ci voglia molto. Spara un cibo a caso. Zuppa di noodles. Quella per il microonde. Già, ah, capisco. Ci sono passato. Giustamente gli ha detto il cibo che ha meno probabilità di bruciarsi. Però comunque lui, a quanto pare, c'è passato. Ok, Jeff. Dimentichi di versarci l'acqua e la puzza ti perseguita per sempre. Come fai a dimenticarti l'unica cosa che devi effettivamente fare quando prepari dei noodle istantanei? Fammi capire. Vabbè, ragazzi, non è molto sveglio, lo sappiamo. Ma posso andare dritta nella vasca delle palline, quindi ciao, Jeff. Easy, Jeff. Mazza, ragazzi, sto posto è brutto come se... Ma che è sto cibo? Oh, c'è del cibo, c'è una pizza mezza... Cioè, non lo so se è una pizza perché è trasparente, va bene. La vasca delle palline dov'era? Era tipo qua giù? Non mi ricordo. No, forse era qua giù in fondo. Già non mi ricordo più niente, incredibile questa cosa. Ah, eccola qua, ok, perfetto, era giusto qui. Ma quindi ci rientro così? Ma sì, ma entriamo, ci facciamo prendere un coccolone a Jeff. Quindi adesso si ritorna nel passato. Ok, adesso devo trovare papà. Praticamente, ragazzi, qua non ci sarà il mostro perché il mostro è nel nostro mondo, cioè nella nostra epoca. Sta andando da solo, non sto facendo niente. Cosa? C'è un ragazzo che piange? Forse ha bisogno di aiuto. Io non sto sentendo niente, possiamo ignorarlo e andare avanti? Ma c'è il mostro anche qui, veramente? Ho preso delle palline di legno, perché? Non sto capendo. Ma perché cammino tutta così spaventata, ragazzi? Ah, perché ci sono anche gli altri, mi sa. Ci sono incattiviti anche gli altri, forse. Ora sento piangere anch'io. Tutto a posto, ti vedo bello intutato. Come cavolo ci sei infilato lì? Dov'è il busto? Non sto capendo. Aiuto, non riesco a uscire. Come ci sei finito lì? Qualcosa mi ha afferrato e mi ha ficcato qui dentro. Ho la sensazione che la tuta stia per chiudersi e sigillarsi. Vabbè, diventerai un ottimo animatronico. Buona fortuna, compà. Forse posso allentare i bulloni con un cacciavite. Vado a cercarne uno. Ah, il famoso cacciavite, quindi non era a casa nostra. Mo prendo questo che posso sbloccarci anche la porta. Ma dove lo trovo qui un cacciavite, ora che ci penso? Noi sappiamo ovviamente dove sono i cacciaviti. La porta è chiusa a chiave, perfetto, iniziamo benissimo. Allora, io vado, mentre ti stritolano, mi raccomando, non ci pensare. Va tutto bene, tranquillo, al massimo muori. Qui non ci sono i mostri, vero? Io ho questa paura, cioè, in teoria no, ma in pratica... Qui che c'è un cacciavite? Un coupon per party piratesco di Foxy. Ma basta, Foxy, non ci vengo al tuo party piratesco. La porta è chiusa a chiave, vabbè raga, mi piace questo gioco. Qui dentro? Non posso aprire!
finirla. È fissata con le viti. Ci vorrebbe proprio un cacciavite. Vabbè, sto cacciavite, raga, ci serve per qualsiasi cosa. Forse devo andare nell'employer room. C'era l'employer room. Capiamo. Oddio, ci sono dei tizi. Potete aiutarmi? Perché sono spariti così? Vi stavo così antipatica. Secondo me è qui, raga. Employer room. Palese. La porta è chiusa a chiave. Io sto per sparare a qualcuno. Cioè, io dove devo andare a prendere sto cavolo di cacciavite? Questo è un cacciavite, palese. Un attimo, dove sono finiti quei tre? Ma mo ci pensi? Ci stanno a cercare come minimo. Certo. È che sono girato tutto e non li ho mai trovati. Ma io sto cacciavite, fratello, non lo trovo. Aspettate, devo fare una cosa, forse. Devo tornare indietro. Anche perché sento dei rumori super ambigui. Io mo torno indietro e magari nell'altra parte c'è qualcosa. La fabbrica, raga. Secondo me la fabbrica c'ha un cacciavite per forza. La fabbrica che vuoi che non abbia un cacciavite? Mazza che fabbrica brutta, però. Qui che c'è? Matrice del puzzle. Ma io volevo un cacciavite. Trappola per topi. Io volevo sempre un cacciavite. Beh, sono abbastanza sicura che questa spazzatura è qui da quando la fabbrica ha chiuso. Ah, bella, è finita la fabbrica. Wow, ragazzi, proprio utile la fabbrica. Torniamo in pizzeria per cortesia. Forse ho sbagliato tutto, dovevo rimanere dove ero. Anche perché mi sembra strano che mi devo fare le grandi giratine per il mondo. Comunque in fabbrica ho preso tante cose utili. Spero. In realtà non so cosa servono quelle robe. Ciao Jeff, non ti preoccupare se faccio avanti e indietro, tranquillo, tranquillissimo, nel chilling proprio. E mo devo tornare nelle palline. Ma secondo me sì, raga, nelle palline c'è qualcosa. La rientriamo, boom e te. Sì, un bel salto sempre. Chissà quanti funghi abbiamo preso con tutti questi salti in queste palline luride. Allora, amico, lo so che fa male, però devi aspettare un secondo perché io sono un po' lenta. Ma raga, ma se c'è rumore vuol dire che c'è qualcuno che mi insegue qua. Oddio, ma qui c'era qualcosa. Ma una scatola di fusibili. Una volta papà mi ha spiegato come usarli. Meno male che sai come usarli, perché non lo so usare. Ma li ha presi? Questo è il che? Questo è il portafoglio di papà. Lui deve essere qui da qualche parte. Noi lo rubiamo. Questa che roba è? Credo che al momento non mi sarebbe d'aiuto, quindi dopo ci serve. Perfetto, ricordiamoci di questa cosa. Ah, qui c'è per fare rumore, ok, che non faremo perché non so chi c'è qui che ci vuole. Comunque bellissima, raga, Chica e gli altri animatronici, tutti scheletrici. Li vedo belli fisicati. No, raga, che c'era scritto? Schippato, schippato, c'era scritto tipo che il cacciavite è qui dentro. Però non abbiamo le chiavi. Abbiamo le chiavi? Non lo so, devo andare da Jeff a chiedere le chiavi. Trova la chiave. Ora c'è un soldo, però aspetta che è più importante di salvare il bambino il soldo. Economia è sempre economia. Ciao Jeff, non è che per sbaglio avresti una chiave? Prima la vasca delle palline, adesso il seminterrato. Ti annoi così tanto, ragazzo? Sì, dammi quella cavolo di chiave prima che ti spezzo le ossa. Facciamo un patto che resti tra noi. Non pago le tasse della spazzatura e ho dimenticato di scaricare un sacco alla fabbrica. Porta fuori quell'immondizia e al ritorno avrai la chiave. Ah, mi fai fare le cose illegali, brutto manigold. Ci sto. Oh, mi ha dato pure una torcia, grazie Jeff. Aspetta che l'accendo. Non me l'accende? Ok, me l'accende. È un po' scarica però, Jeff. Jeff, scarica, me l'hai data, brutto antipatico. Vabbè, vado a buttare questo. Comunque ci avevo quasi azzeccato che dovevo andare alla fabbrica. Cioè, fantastica questa cosa. Sono magica. Sono Magikarp. Vabbè, l'ho buttato il sacchetto, no? Ma scarica la spazzatura, non ce l'ho più in mano. Oh, qui c'è qualcosa. Allora, sacco della spazzatura, buttare, perfetto, easy. Qui che cosa c'è? Batteria! Perfetto, abbiamo la batteria carica adesso. Nice. Però non so se voglio vedere cosa c'è effettivamente qui. Quindi me ne vado. Prendo e me ne vado in pizzeria. Così mi dà sta cavolo di chiave. Quindi Jeff butta tutta la sua spazzatura nella vecchia fabbrica abbandonata. Jeff, non si fa questo abbandono dei rifiuti, vergognati. Ti devi vergognare. Dammi le chiavi. Grazie, ragazzo. Il mio mal di schiena te ne è riconoscente. Eccoti la chiave come promesso. Grazie, Jeff. Questa cosa servirà per salvare il mondo. No, non è vero. Addio, Jeff. Quindi adesso sono un segreto di Jeff e lo posso ricattare, no? Che poi diventa cattivo. Ci manca solo che mi diventa cattivo lui. Forse dovrei mettermi la torcia in mano. Ma come batterie esaurite? Ma che dici che l'ho appena messa? Ma sei scemo? Lui dorme, vero? Ok, dorme. Io prendo questo, Io prendo questo e me ne va. Non lo so, raga, questo si anima, me lo sento. I will aiutare te. Vai, tac. Adesso ti faccio un po' di ingegneria meccanica. Sono bravo, giuro, Perfetto, easy. Vedi, tutto intero. Più, grazie. Temevo che sarei rimasto bloccato lì per sempre. Beh, quasi ci stavi. Un attimo prima stavo parlando con il mio amico e un attimo dopo... penso che ci sia qualche mostro a giro, così, Lo dico giusto per... Oh, mi sembra la sua voce. Potrebbe essere in pericolo. Ma quello era un gurnito di un mostro. Tu non stai bene, zio. Muoviamoci, possiamo trovarlo insieme. Sta andando da solo, io non sto facendo niente. Questo gioco ogni tanto prende e si gioca da solo. Lasciamo perdere, usciamo di qui. Ah, non vedi l'amico? È il mio amico, potrebbe essere in pericolo.
però, ma no, ma lasciamolo stare. Ma sì. Aspetta, sto cercando il mio papà. Non hai per caso visto un uomo alto con una camicia blu? Intendi tipo un adulto? No, non l'ho visto. Non so nemmeno cosa siano gli adulti, probabilmente. Ascolta, amico, vorrei aiutarti, ma... Ti assora davvero, dai. Vorrei aiutarti, amico, però... Ma visto! Ah, forse devo scappare dritta? Ah, mi sa che devo scappare dritta. No, io pensavo mi potessi nascondere. Comunque, raga, è bello aiutare le persone. Ok, scappiamo, corriamo, corriamo nella vasca delle palline. Ma questo ce lo riportiamo dietro. Ho sbagliato strada. Ho sbagliato strada, signor mostro. Scusi, scusi, signor mostro. Sono un po' impedita, signor mostro. C'ho dei problemi con l'orientamento. Ciao, signor mostro. Non ti provare a inseguirmi, signor mostro, eh. Non ho avuto molto tempo per cercare papà. Ma prima devo escogitare un piano migliore. E soprattutto smettila di aiutare persone che non se lo meritano. Mi dispiace, papà. Resta al sicuro fino al mio ritorno. Grande bestia. Giorno 2. Casa di Oswald. Ci siamo teletrasportati a casa. Lo stiamo sognando. Che cos'è? Ok, noi che mangiamo con papà, che è diventato ovviamente Spring Bonnie, lì come si chiama. Noi vediamo sempre sto coniglio. A mamma sembra tutto normale. Mi fa piacere questa cosa. Perfetto. Quindi questa è la nostra vita di oggi. Ah no, è il suo sogno. Ok, ecco perché mamma non si accorge. A parte che non si è accorta manco prima. Oh, è stato tutto un sogno. Non tutto tutto, però potrebbe essere la tua vita futura. Se così sarà meglio cominciare la giornata. Posso aprire qua adesso volendo? Incredibile! Ma scusami, ma prima mi dicevi che ti serviva il cacciavite. A mo' dice incredibile e basta, ho capito. Facciamo colazione come se nulla fosse. Tanto non è che abbiamo un mostro in casa, tranquillo. Nel chilling proprio. Mi sono persa la cucina. Dove sta la cucina? Non sta tipo di qua? Ma perché c'è il vento? Ok, ecco qua. Il primo giorno della prima media è arrivato. Ma che bello, non vedevo proprio l'ora. Eh? Il primo giorno di scuola. Stai ancora dormendo, giovanotto? Ma poi è sempre vestita da infermiera sta donna. Cioè non si cambia mai. Impossibile cambiarsi. Spero di no. Ho fatto un sogno stranissimo. Su papà. Non preoccuparti, papà sta bene. Ti sta aspettando in sala da pranzo. Non vedevo proprio l'ora, incredibile questa cosa. Ma sala da pranzo non era tipo questa? Ah, mo' è sponato. Ciao mostro, non sembri papà. Ah, forse per oggi salto la colazione. Ma tuo padre ci teneva tanto a mangiare con te stamattina. Facciamo un'altra volta. Mamma, comunque papà è un po' asmatico, eh. Fa sti rumori strani. Secondo me è un po' asmatico. Ma non dimenticare il pranzo se non vuoi morire di fame oggi. Che tragica, mamma mia. Prendi la tua borsa del pranzo. Dammi la borsa del pranzo. Grazie mille. Cosa mi hai fatto di buono da mangiare per oggi? Un panino con prosciutto e formaggio. Io vado a scuola, mi serve lo zaino. Posso andare così? Vado dritta così. Ciao, ciao. Non mi guardare così, per favore, che mi fa inquietudine e basta. E curati quell'asma, che ti sento un po' in difficoltà. Ma lo zaino non lo prendo. Vado così a dritto? Ma sì, andiamo a scuola senza zaino. Ma chi se ne frega. Questo è uno zaino? No, ok. Eccoci arrivati nella scuola. Mi ha spawnato uno zaino addosso. Che è successo? Perché c'è della dinamite nel prato? Ok, tutto che dobbiamo pensare a papà che è stato mangiato da un coniglio meccanico e tante belle cose. Ma perché cavolo c'è della dinamite nel giardino scolastico? Sicuro che sia stata una buona idea, Jet? Puoi andartene se vuoi fartela addosso. Ma che sta succedendo? Scusate. Ah, ok, accendiamo la dinamite e esplodiamo tutti. Ma non era la dinamite, era un petardo. Ma era un petardo stupido. Ma io pensavo fosse della dinamite. Pensavo che adesso esplodevano tutti. Ci sono rimasta molto male. Ehi, chi è stato? Dice la professoressa sottopagata. Qual è delle due? Comunque, raga, loro sono vicinissime a chi è stato, però non hanno capito chi effettivamente sia stato. Cioè, sta cosa è fantastica. Scappa! Secondo me sono stati loro che scappano, eh. Ecco, infatti. Vada pure dietro a loro. Controlla se qualcuno ha dimenticato qualcosa. Chissà se quel ragazzo ne ha degli altri. A cosa ci servono esattamente? D'accordo, ragazzi. Cominciate a tornare in classe. Ah, già finita la pausa. Grande, grande pausa pranzo. Ah, una batteria. Speriamo che si conservi un minimo di carica. Perfetto, easy. Possiamo andare adesso. Restate seduti, ragazzi. Ricordate che se non suona la campanella non siete... Easy! Si prenda questo, stupida insegnante. Siamo libere come falene. Trova il ragazzo dei mortaretti. E chi è mo questo? Ma in che senso, ragazzi? Ho preso qualcosa, scanna per coupon. Io sto prendendo cose, rubo. È lui! O sei un prof? Ehi, sei quello dei mortaretti. Mi chiamo Jet, ma quello dei mortaretti suona bene. Ne hai qualcuno da prestarmi? Prima di tutto non si può prestare un mortaretto. È una specie di usaggetta, hai presente? Beh, in effetti una volta che esplode, ciaone. Ok, allora potresti darmene uno? Hai idea di quanto costi uno di questi? Facciamo così. Di solito dopo la scuola vado in biblioteca. Portami qualcosa di introvabile e magari faremo uno scambio. E io dove lo trovo? Mo, qualcosa di introvabile. Brutto mostro. Raga, comunque sembrano tutte schizzate le tipe di questo gioco. Ma che problemi hanno? Ma esco? Me ne va. Oh! C'è un ragno, che schifo! Perché abbiamo
abbiamo un ragno a scuola. Ah, ma questo è il giardino. Ma io dove lo trovo? Qualcosa introvabile. A casa, raga, devo tornare a casa. Ma io sono stupida, io continuo a giocare senza guardare l'obiettivo. Che ne dici di leggere un libro su come non essere una sfigata? Andiamo, ragazzi, non sprechiamo altro tempo con questa secchiona. Ah, c'è del bullismo qui. Sembra che si sta pisciando addosso, però dettagli. Non dagli ascolto, Dylan è soltanto invidioso perché tu sai leggere. I bulli mi prendevano di mira per via della lettura anche alla mia vecchia scuola. Beh, in tal caso devono essere proprio stupidi. Io leggo un sacco di fantascienza. Tu che stai leggendo? Mitologia greca. Vabbè dai, più o meno la stessa cosa. Stavo pensando di iniziarla anch'io. Non è vero, non è vero, brutto marpione. Ci stai provando, eh? Ci stai palesemente provando. In verità non è molto diversa dalla fantascienza, visto? L'avevo detto. Beh, casomai volessi leggere qualcosa con disegni, sarei felice di prestarti un fumetto. Oh, se ti piacciono i disegni, forse saprai cosa fartene di questo pezzo di antiquariato. Ieri stavo aiutando mio nonno a fare un po' di ordine. Quando abbiamo trovato il suo vecchio album, ci sono dei disegni, niente male. Vediamo che cos'è, vediamo questi disegni, vediamo un po'. Ma questa è Chica! Mai mangiare nei pressi di Chica, anche perché sennò te magna la testa. Mai provare a suonare la chitarra di Bonnie. I circuiti attivano un protocollo di strangolamento. Questo mi sembra leggermente eccessivo. Ricalibrare a braccio. Ha rotto la schiena a un bambino. Di nuovo. Carucci loro. Incollare cappello alla testa. I bambini continuano a rubarlo. I piani alti se ne fregano della sicurezza. Perché che succede se gli rubano il cappello a Freddy? Tenere le luci abbaglianti lontano dalla vista di Freddy. Lo mandano in agitazione e ne bruciano i circuiti. Niente foto col flash. Freddy continua a tentare di staccarsi la testa. Tecnico 2 è al lavoro. Ogni tanto mi sento un po' come Freddy. Ma poi magari questo è qualcosa di vintage comunque. Magari il tizio lo prende. Era una specie di tecnico, perciò sono solo appunti e scarabocchi di quando lavorava. Però non ha voluto parlarmene. Chissà perché. Avrei dovuto buttarlo via, ma non mi andava di sprecare la carta. Mi spiego? Ti spieghi benissimo. Viva gli alberi. Casa. Che ci aspetta il nostro amico coniglio, eh? Che bello. Ah! Vabbè, rieccolo però. E però rieccolo, eh. No, di nuovo no però. Non iniziamo a fare sta cosa. Non mi piace questo giochino. Notte due. Però il giorno è durato 2 secondi. Ok, è ora di tornare da Jeff. Credo di avere un piano. Ma da Jeff ci torneremo nel prossimo episodio. Da Oswald Mai Contento è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.